Onorevole, oggi al convegno di Confassociazioni si parla di previdenza e delle azioni da fare per il futuro. Lei quali pensa che possono essere gli interventi necessari? Beh, la previdenza è un tema complesso. Noi ci stiamo occupando di un argomento essenziale, quello della flessibilità. Tra l'altro in discussione al tavolo di confronto fra governo e sindacati, io penso che noi dobbiamo consentire, raggiunti determinati standard di contributi, ad esempio i 35 anni, di poter andare in pensione anche fino a 4 anni prima dell'età attuale di 66-7 mesi, oppure se si hanno molti contributi con 41 anni si possa andare in pensione. C'è poi il tema ovviamente delle ricongiunzioni che non devono essere onerose, altrimenti i lavoratori sono costretti, se passano da un lavoro all'altro, dal settore privato a quello pubblico, a pagare due volte i contributi per avere un'unica pensione. Questa è un'ingiustizia. C'è il tema della totalizzazione, insomma bisogna fare manutenzione al sistema previdenziale.